colleghi, ci sono anche gli ante 2014-2015 che sono stati ricevuti insieme a noi dalla signora Maria Padalino, che è stata onestamente, dobbiamo dire, gentilissima, la ringraziamo dell'accoglienza, ci ha dato tutte le delucidazioni, abbiamo fatto alcune verifiche con dei dati che Luigi ha portato e anche su dei dati che sono stati segnalati nei giorni precedenti, ed è venuto fuori appunto che sicuramente l'algoritmo che ci ha fatto schizzare come le palline da baseball per tutta Italia non ha funzionato. Quindi intanto noi chiediamo con forza, e lo andremo a chiedere con forza in prefettura a Palermo, io già sto andando alla Digos con altri colleghi, ci metteremo la faccia noi per chiedere appunto, fare presente al prefetto che c'è questa grave situazione e che qualcuno ci deve tutelare, intanto sui criteri di trasparenza che non ci sono stati, perché non è stata mai pubblicata alcuna graduatoria nazionale, quindi non siamo nelle condizioni di verificare come che ha incrociato i dati il cervellone. E quindi al di là dei reclami che noi abbiamo presentato, intanto i nostri passi sono lunedì dalle 9 alle 14 saremo in prefettura in via Cavour, sarà ricevuta una delegazione per fare questa denuncia ufficiale e successivamente o contemporaneamente avvieremo i ricorsi per via legale, perché legalità in Italia non c'è più. Perché ognuno di noi ha delle situazioni. Diciamo che la cosa più assurda. Più assurda del tutto è che al proprietario non sanno dare nessuna indicazione sull'algoritmo nazionale utilizzato. Quindi noi ci troviamo nel mese di agosto, quando dovremmo essere in ferie, in vacanze, ci troviamo a dover affrontare un algoritmo che ha deciso il destino delle nostre famiglie, delle nostre vite, senza che neanche gli uffici periferici, neanche l'ufficio scolastico regionale riesca a dare una spiegazione chiara di come funzioni questo algoritmo. C'è stata un'alzata, diciamo, di spalle rispetto al tentativo di spiegare il funzionamento dell'algoritmo. A questo noi abbiamo messo solo ipotesi che abbiamo fatto noi con il direttore dell'ufficio scolastico provinciale, la signora Padalino, quindi ipotesi, perché c'è una totale non conoscenza e il MIUR non dà informazioni a nessuno rispetto praticamente a questo algoritmo, in cui si sono verificati palesemente enormi errori in tutti gli ordini di scuola. Per la prima volta qui ci sono stati immobilizzati, fase C, tutti insieme, perché l'algoritmo ha colpito tutti. Quando l'algoritmo salta nella sua, diciamo, organizzazione, salta per tutti. Ci sono quelli di fase C con meno punteggio che hanno preceduto, con quelli di fase C con più punteggio, quelli immobilizzati che sono finiti dietro. È un caos totale. Il ministro si rifiuta assolutamente di annullare la procedura. Allora, se non si annulla questa procedura, siamo veramente in una dittatura. Cioè, non è accettabile che un algoritmo